senti, ma mi accennavi al fatto che finiscono le scuole, ma per te no? No, per me inizia la scuola. Allora, in che senso? Vai a scuola adesso? Cioè noi non andiamo più e tu... Esatto. Allora, comincia il lavoro per noi. Ad esempio, adesso le scuole hanno finito di pubblicare, di elaborare gli elenchi dei libri di testo. Già fatto? Sì, okay. Ancora non, saranno ufficialmente disponibili per tutti gli utenti dal 15 giugno sul sito dell'Associazione Italiana, Associazione Italiana Editori. Invece alcune scuole già pubblicano sul loro sito e comunque entro il 15 giugno sarà tutto fruibile, sì. Quindi noi attingiamo da questi elenchi dei libri, li rielaboriamo perché attenzione, qualche errore c'è sempre, occhio al fai da te. Infatti. Io ve lo dico, la figura del libraio ha un'importanza non Sì, perché magari a volte sbagliano la casa editrice, sbagliano il codice, soprattutto il codice è quello che ti frega. Sì, certo. Se tu sbagli codice, sbagli libro. Ma perché, fammi capire, c'è ancora gente che ordina il libro da solo, nel senso online? Sì, molti, molti lo fanno online. No, non lo sapevo, Sì, ormai si fa tutto online, quindi anche l'acquisto. Sì, ma questa è una cosa un pochino delicata, nel senso esatto. Per come sono, io non lo farei mai, nel senso che comunque è una cosa che è un po' delicata. Il bambino, poi i ragazzi non sono, devono avere il libro pertinente, no? Perché poi per un anno intero, ma a volte anche due, tre, perché alcuni volumi valgono per più di un anno. E quindi ma poi più questo... si è piccoli, per quelli di scuola elementare non si pone il problema, perché tanto poi ma a scuola media e superiore occhio al fai da te, perché ci sono molti errori negli elenchi libri. Fai da te? Noi... brava! Quindi il libraio tende a tutelare correggendo gli elenchi dei libri, ovviamente. Oppure nel dubbio cerchiamo di contattare la scuola, di capire qual è il libro giusto o no, o ancora io a volte il libro non lo vendo proprio. Cioè nel dubbio, se io ho il dubbio che il libro possa essere sbagliato per un motivo X, lo segnalo al cliente, gli dico senti, questo lasciamo in stand by. Dopo che comincia ma la poi scuola, me li fodera tutta quella donna, nel senso io li vado a prendere già belli foderati, non che passo lì, che passi il... è un'altra cosa dobbiamo dire pure tu ma non tu Veronica no, tu no io a maggior ragione io lo faccio, io adesso lei parlavamo di libri, ho detto che fa, me li ordine lei, mi ha dato messaggi fatto. Però in generale per ritirare i libri basta una telefonata mezza giornata prima e dire mi fai trovare i libri pronti domani, già li trovi pronti alla cassa foderati tutto a posto, non devi neanche aspettare. È vero, io confermo non solo io perché anche le mie amiche e le altre compagnette di classe fanno tutte, ma tu come fai? Io la chiamo e lei me li fa trovare pronti. Io ho detto così nel gruppo dei genitori e tutti hanno fatto così, ha funzionato alla grande. E quindi mamme, genitori, nonni, chiunque, non pensate solo che è finita la scuola, ma prenotate i libri, sì, perché non c'è... ci pensate all'ultimo c'è l'ansia, cioè, oddio i libri 15 giorni prima che inizia a scuola, perché i libri? In agosto non funziona nulla, è tutto chiuso. Quindi noi riusciamo a approvvigionarci entro luglio, ma anche se poi i libri si possono comprare a settembre, ma chi ci pensa a settembre rischia di avere dei ritardi nelle consegne. Chiaramente. Quindi prenotate i libri. Servizio pubblico. Ragazzi, la scuola è finita, però nel frattempo che col motorino vi andate a fare un giro, notte bianca, venerdì, sabato, domenica, spiaggia, eccetera, eccetera, passate un attimo dalla libraia e ci vedi, prenoti i libri. Lei scrive due righe, voi ve ne andate. Non è che dovete lasciarli a conti o cose. Nel senso, prenotate i libri così... li avrete puntualmente, poi a settembre, prima di iniziare la scuola, ve li andate a ritirare. Anzi, visto che siamo tutti social, basta un messaggino. Ah, pure? Sì. Messaggio privato, naturalmente, a me non mi piacciono le cose pubbliche, gli altri sappiano i dati degli altri. No, potete chiamarci alla radio se volete, noi li mettiamo in diretta. Però, mandate il messaggio, nome e cognome dell'alunno, classe, sezione, avete libri prenotati, non ci sono problemi. Fantastico, non ve lo dimenticate.